A Policastro, taglio del nastro ieri per il neo istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione Giovanni Palatucci. La scuola privata, riconosciuta paritaria lo scorso giugno dal Ministero della Pubblica Istruzione, avrà sede a Policastro con soddisfazione degli studenti interessati alla materia che non saranno più costretti a raggiungere Maratea o Castelnuovo Cilento per frequentare l'alberghiero. Gli iscritti, accanto alle lezioni tradizionali, studieranno le materie proprie del loro indirizzo, come sala, bar, cucina e ricevimento, nelle specifiche aree attrezzate allo scopo all'interno dello stabile di Via Duomo. Ieri sera, durante la presentazione del buffet, primo esempio di quello che i ragazzi hanno imparato in poche settimane di studio, sono stati lanciati buoni auspici per il futuro. Ne parliamo con il preside dell'istituto, Giovanni Cavallone, e con l'ingegnere Basilio Cuozzo. La vocazione del territorio è turistico-alberghiera, quindi in questo ambito mancava proprio una scuola che desse la possibilità ai ragazzi che vogliono intraprendere una carriera proprio per le attività turistiche, tantissime in estate in particolare, di dare la possibilità di avere una scuola in casa, tutto qua, insomma, ecco, questa è la prima realtà, insomma. Quanti iscritti già ci sono? Dunque, iscritti dovete considerare che siamo a 10 settimane di attività, pochissimo. Abbiamo una prima numerosissima di 27 persone frequentanti, poi abbiamo una seconda di 11 e una terza di 11. Dovete considerare chi sono questi ragazzi di seconda e di terza. È tutta gente che era già diplomata e vogliono intraprendere il percorso a ritroso magari e prendersi innanzitutto la qualifica del professionale per poter entrare nel mondo del lavoro. Infatti noi in terza abbiamo 4-5 ragazzi che hanno la licenza liceale classica e si sono inseriti con l'esame integrativo per poter frequentare la terza e quindi pigliarsi una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro direttamente. Noi in effetti dal giugno prossimo lanceremo il progetto Bussendum, ed è il premio Bussendum ed è riservato ai ragazzi delle scuole alberghiere dell'Italia meridionale, delle 5 regioni dell'Italia meridionale, cioè sarà un confronto annuale tra scuole della Campania, della Basilicata, della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Assegneremo questo premio che avrà cadenza annuale. E soprattutto avremo la grande fortuna di ospitare presso le strutture alberghiere di Policastro, di ospitare questi ragazzi che verranno, sono ragazzi di questi 5 istituti, accompagnati dai loro docenti. Ci auguriamo che insieme ai ragazzi vengano anche le scolaresche, in modo da creare un movimento di turismo giovanile nel territorio e offriremo questa possibilità.